Fino a ieri erano circa 3.600 le richieste giunte alla Regione dalle famiglie abruzzesi per accedere ai contributi per acquisto di beni di prima necessità. Si tratta della misura prevista dalla Giunta Marsiglio nel cosiddetto Cura Abruzzo, che ha destinato la somma di 5 milioni di euro per quei nuclei familiari in condizioni di particolare difficoltà. Il bando è aperto dalla scorsa settimana e chi fosse interessato ha tempo fino alle 23.59 di giovedì 23 aprile per presentare domanda. Basta accedere alla sezione specifica sul sito della Regione Abruzzo e seguire le indicazioni. Nella medesima sezione sono elencati i riferimenti di 38 associazioni di protezione civile che le famiglie, in caso di bisogno, possono contattare. Abbiamo voluto dare un aiuto, visto che le domande possono essere fatte attraverso questa piattaforma telematica, non tutti hanno questa possibilità, c'è qualcuno magari che non ha, per tanti motivi non ha questa possibilità. E quindi diciamo sempre con i nostri santi volontari andiamo in aiuto anche di queste famiglie. È un'iniziativa molto bella, molto importante, una grande risposta come sempre dal mondo del volontariato. Il volontariato di protezione civile diciamo sorprende sempre, lo ha sempre fatto in tutte le emergenze, è il nostro braccio operativo principale, e anche questa volta, nonostante qualche rischio, perché comunque si va in situazioni di vicinanza con altre persone, anche questa volta, nonostante questo, però hanno dato un'ottima risposta a supporto di chi ha bisogno. Ogni organizzazione di volontariato ha dato un numero di cellulare per prendere appuntamento, in questo modo diciamo verranno scaglionate queste attività senza creando diciamo un certo margine di sicurezza.